Minchia, che buono che è, oh. Non capisco se è buono. Ma di che sa di vaniglia? Ma perché non si spegne? Cioè, non so se spegne in realtà, fa molta atmosfera, ma. Ciao Nico, la tengo sempre spenta. Comunque, non so se avete visto le mie. Ciao Vinci, Vinci, Vinci. Non so se avete visto le storie dove mi lamento, ma ho un altro problema, ovvero da quest'anno dovrò stare molto più tempo in villa per vari motivi. Quindi devo portare un sacco. No, raga, ma che brutto! Cioè, non c'è manco la terra finta qua dentro sti robine. Cioè, proprio così. Cioè, non sapete. I fiorellini dei richiamo un po' schifo dentro, cioè puoi nasconderci di tutto però qua dentro. Vabbè, comunque, appunto starò tanto più tempo in villa, quindi devo portarmi su tanta roba. Infatti ora dovrei andare a lavare la roba che avevo già nella valigia e poi decidere cosa portarmi su domani. Perché vi spiego, io passerò secondo me la maggior parte del mio. Poi è ancora da decidere, però in teoria passerò la maggior parte del mio tempo in villa. Quindi secondo me la cosa più logica è non portare tutti i vestiti, però una gran maggior parte, tipo quelli che uso normalmente, portarli su in villa. E tipo quando devo venire a casa mi faccio la valigia con la roba che voglio usare a casa. Quando devo andare, che ne so, magari sto a Como da Patrizio per 2 giorni, mi faccio la valigia per andare a Como, nel senso, invece che farla sempre da Genova e poi cambiarla ogni settimana, perché, cioè, con una valigia per una settimana è davvero troppo poco. Poi con la cosa che andrò pure a scuola, devo portarmi la tuta, devo portarmi tutte le robe, non ce la faccio. Come fai con la scuola? Ho cambiato scuola, non l'ho detto, poi semmai parlerò meglio su sta roba, perché è un discorso un po' così. Comunque, ho ricambiato scuola, non avevo appunto detto, andrò nella scuola in cui vanno tutti i ragazzi della Stardust, quindi la maggior parte delle volte andrò in presenza, tipo martedì inizio scuola e vado in presenza, mi farò tutta la prima settimana in presenza, però anche quella scuola mi garantisce la didattica a distanza. Però la scuola, per esempio, è uno degli altri motivi per cui secondo me ha più senso portare la roba in villa. Ciao amore. Bella maglia, grazie. Non mi ricordo dove l'ho presa. You and me. Comunque io ho una costante fame. Fame. Che schifo, sa di. Sa tipo di torta bruciata. Cosa sta facendo? Patrizia è ancora in diretta. Cosa sta facendo? A colano dove l'hai presa? Swarovski. Tra l'altro mi hanno regalato anche l'anello e mi ha detto che bello. Che carino. Perché fai il carino quando non sei per niente carino? Dice Ma dove siete? a te. In un bunker abbandonato. Siamo a casa di Pierre. Guarda, ho rimesso il tuo amato. Bello, Davidino. No, che Ciao, Pier. Che fate? Avete mangiato il sushi? sì, ma stiamo qua. Io pure voglio andare a mangiare il sushi stasera. Che ma Rebecca lo mangia ogni giorno. Cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto quell'altro? Ha detto minchia, ma Rebecca lo mangia ogni giorno. Ma bugiardo, guarda. Anche noi, a non pensare. Sì, infatti, lo mangio sempre con voi alla fine. Quattro volte questa settimana. Facciamo schifo. Mac, sushi. Parla per te. Piadino. Oh, Aspetta, mamma mia. fa male. Abbiamo un po' abbandonato i poké. Abbiamo un po' abbandonato i poké. Con il cotto e con la maionese e con. Tu ti prendi Ma quello. certo che me l'ho preso. Io Per prendo. girare il filo? No. Amore. Quasi che lo mettilo. Abbiamo un po' abbandonato i poké.
Cazzo, è vero. vero, questa è una cosa vera. Minchia, ma ero completamente Abbiamo abbandonato i poké. Però veramente troppo sano il poke. È tantissimo sano il poke. In questo video troppo sano. Ciao Matte, c'è il diamantone. Un bacio al diamantone. Ma che stai a fare? Strano, ma perché non so che fare i capelli? O me li taglio? Fatti la bacio. Quel dito enorme. Dai, non sei simpatico. Vedi già questa? No. Aspetta. Fagli quello. Prince. Che palle comunque, cioè davvero, non giochi al lupus con tutti tranne che con me, davvero. Vero. Abbiamo giocato tutti insieme. Vabbè, no, poi gliel'ho chiesto io una sera, no, non c'ho voglia. Sto nel letto. Allora, lei me l'ha chiesto quando io ancora non sapevo giocare. Ho detto, minchia, che merda, non mi va. Mi sono messo in camera a giocare a Fortnite. Ieri noi eravamo 9, ci siamo divertiti da morire. Mamma fatto anche... mia. Fatto anche il narratore. Davvero? Io hai fatto il narratore? Oh. Due volte super l'ho fatto. Livello. Non è vero che mi sbagliavo, facevo lupi. Perché lui si... chiude degli occhi. E poi facevo lupi. Dovevo aspettare che lui si contraddicesse di tanto. Io sbagliavo quella volta, l'ho deciso. Devi fare una cosa. Aspetta, la prima partita. Quella volta che okay. Quella frase che abbiamo fatto. Strana. Praticamente io ero il K, quindi ero tipo il veggente. E allora... ci svegliamo, prima notte è morto uno e io faccio, regà, io sono il veggente. E tu fa, e lui fa, cosa? Ma sono io il veggente? E ti ho venuto la partita, ha fatto finta, è arrivato fino alla fine sto qua. Sì, fino alla fine. E cos'era lui, il lupo? Certo, no, era un cittadino io. Ma sei un coglione allora. Il lupo, perché se no ti faccio che senso aveva. Che tu fai, io il capo. Ah no, no, è vero, io ero il lupo, io ero il lupo. Però perché se no non trovo il senso. Esatto. Però una partita da lupo l'ho vinta. Bravo. Vince quando la prima partita blu con te e lui. Ma non avete giocato con anche la... Eh? Non c'era la... No, non c'era. Stava a casa. Scherzo. No, comunque non abbiamo fatto perché eravamo in 9, cioè quello lì si fa... Vabbè, con 9 ci sta. Con 9 si può fare? Sì. Ah, perché non l'abbiamo fatto? Con... Perché? La no. È quella lì. Si può fare noi? Ah, sì, però un po' sbatta. Hai capito, lei è un cittadino. Magari dentro il lupo in più. Capito, cioè, magari. Tre lupi con 9 giocatori. 8, cioè un... 8 perché c'era un narratore. Cioè, no, è impossibile. Un guaritore, un... un cosa? Un cosa? Un guaritore. Guaglia. Un guaritore. Perché? Che ti hai sbagliato? Boh, curatore, guaritore, io non ho mai sentito dire, in generale. Ma guaritore? Vabbè, ma comunque non è sbagliato. È comunque e poi io non ho mai sentito dire. Ah, è vero. Vabbè, la guardia comunque. Eh? È la guardia comunque. Vabbè, la guardia sarei... Cioè, nel senso... Oddio, scherzo, che ragazzo simpatico. Beh, comunque... Guarda. Che devo guardare? È mio ormai, per sempre. Dai, riportalo a casa. No. Però domani lo porto su villa. Sì, almeno lo schiacciano. Quando verrai a trovarmi, te lo porterai. Dai, Davide, io lo so che ma no, è Davide. Hai visto questa quanto parla? Bro, parla. Un botto. Interessante, Roberto Parziale. Mettiamo like alla storia. Dai, Davide. Ottimo contenuto. Bro, veramente... Cioè, tipo, stato lì... Oh, sto lasciando che Rebecca Parziale è davvero matta. C'è scritto in questa storia, è davvero dai, matta. Dai, Davide, io ti odio. Quanto è matta? Che loca, impazzita. Sono matta, ragazzi, sono matta, sai. Oh mio Dio. Che mi odio, non voglio più vedere nella mia vita. Guarda il mio mascara rosa, quello che ti piace tanto. Quello che fa schifo. Ti fa sembrare fatta nei video. Ai, 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 ai.
Vabbè, senti. Non Martedì inizio scuola, so come dirti che sei noiosa, quindi. No, Patrizio, mi hai rotto di fare il pazzesco, eh. Pazzesco, eh. No, Ma? sto Ah. scherzando. Ma sto scherzando, madonna. Martedì scuola. Chi è? Oddio, Allora, lei odia risentire la sua voce. Sì, se lei fa una storia parlata, oddio. io No, davanti alla perché se no, camera guardo. quando devi fare una sponsor si chiude in 8 stanze, non puoi andare di là in nessun modo. Ma è giusto, cioè, devo lavorare in tranquillità. Vabbè, anche quando fai le sponsor e nel momento che parli non me lo fai sentire. Ah, che persone difficili. Falso. Sei un falso. Comunque sono troppo arrabbiata per una cosa che dopo ti scrivo. Ho fatto io. No, strano. Ma che. Fatto Oh, strano cosa. io. Che non. Stranissimo. No, ti giuro, sono arrabbiatissima. Dai, bravo, cioè. No, non posso, cioè. Vabbè, fammi capire almeno di cosa si Eh parla. no. Non può, cioè, è impossibile che tu capisca. Vabbè. Vabbè, Affa. io ti saluto. Vabbè, anch'io. E ti scrivo quella roba. Ti Esco con la roba. scrivo quella roba. Vabbè. Sì, va bene, però Ah, aspetta un mio. secondo. Basta. No, questo qua è il filtro di Davidino. C'è anche la felpa in questo momento così più o meno. Vabbè, basta, ti scrivo, ciao.